Raga, ma quindi dentro il blocco c'è l'intruso e Mario insieme? È in trappola, sì, sì, sì. Oh siamo mio noi. Dio, Mario. È così facile. Mario, cosa sta succedendo lì dentro? Niente, non sta succedendo niente. Fermo, immobile, congelato quasi, sembra. In che senso come è fermo, immobile? Cioè, non sta muove, facendo non niente. Si muove. No, 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 no. Questo è strano. Stranissimo. Ok, ma ascolta, ma noi cosa cavolo facciamo, ragazzi? Cioè, dentro la gabbia non c'è solo l'intruso, c'è anche Mario. Però c'è anche l'intruso. Cioè, io non so cosa fare, Mario. Non piazzarla. Ma c'è Mario dentro, dobbiamo è bloccato. Dobbiamo pensarci, perché l'intruso ma... è lì dentro, è bloccato. Come raga, facciamo a tirare fuori Mario senza far uscire anche l'intruso? Ok, ascoltate, allora organizziamoci, prendiamoci qualche minuto per pensarci. Adesso però usciamo da qui, va bene? Tanto io qui dentro aggiornati, non troviamo nient'altro. C'è ancora la cella con l'orsetto dentro, Bilderbear, ma non ci interessa. Possiamo andarcene, va bene? Abbiamo quindi preso il campione, possiamo uscire. Abbiamo preso il campione, ho registrato, abbiamo anche provato che è quello giusto, quindi siamo tranquilli. Dobbiamo risalire tutta la cascata. Ci darà il tempo di capire che cosa vogliamo fare. Allora, ci abbiamo due possibilità, ok? Ovviamente, la prima possibilità è lasciare le cose come stanno, tenere il cubo nelle mie mani, la gabbia dimensionale qua con me, non piazzarla mai più. In questo modo avremo Mario bloccato, ma avremo anche l'intruso bloccato con lui. È una vittoria, è una vittoria se ci pensi, Lion. È una vittoria, però è una vittoria a un prezzo, un prezzo abbastanza grave. No! E porca miseria, odio questo posto per risalire. Maledizione, io volevo solo respirare. Vabbè, sentite, sapete che cosa facciamo? Usciamo da un'altra parte, perché io mi sono rotto le scatole, non c'ho voglia non di risalire di nuovo. Non ce la fate a salire? Ce la facciamo, però mi fa arrabbiare questa cascata maledetta. Oh, seconda possibilità che abbiamo. Seconda possibilità. Smettete di farmi cadere, per favore, eh. Non voglio respirare, voglio morire annegato, va bene? Conviene, conviene. Conviene, veramente, perché tanto non moriamo. Posto. Oh. Seconda possibilità, mettiamo a terra il blocco e rischiamo che esca sia Mario sia l'intruso, ok? Va bene. Quale delle due? Rischio. Va bene, cosa va bene? Cosa va bene? Quale va delle bene, due? La seconda, se noi conviene rischiare. Perché? C'è Mario, c'è anche l'intruso dentro. Tu devi decidere da che parte stai, eh. Ci ho pensato un cosa vuol dire adesso. Ci hai pensato? Perché ci hai pensato? Sei dalla parte dell'intruso anche tu adesso. No, allora Mario ci serve. La scorsa volta non ci serviva, serve però per sconfiggere l'intruso. Infatti. Se l'intruso rimane bloccato, è brutto da dire, ma Mario non ci serve. Esatto, Mario non ci serve più. Io penso pure che a questo punto il male minore sia lasciare entrambi dentro. Cioè, lo so che sembra brutto da dire, però, raga, cioè, volevamo sconfiggere l'intruso. L'intruso, tecnicamente, per quanto ne sappiamo, non può più uscire. Cioè, come non può uscire, raga, Mario? Ma era mobile, per poco me va bene, sta qua. Poco fa ho detto che era una vittoria, ma una vittoria non è se Mario rimane intrappolato. La vittoria è in 4. Oh, questa pensato. Cosa che hai detto è veramente, veramente weak, ok? Non c'hai torto. Ok. Non c'hai torto, la devi smettere di fare versi. Non c'hai torto, però non mi piace il fatto di dover liberare Mario, perché se liberiamo Mario sicuro esce anche l'intruso. E quindi sì, abbiamo fatto sì, di tanto per niente. Ok, va bene, non è questo il nostro piano. Non siamo neanche sicuri che funzioni tenerlo chiuso qua dentro. Per quanto ne sappiamo, l'intruso può uscire lo stesso. Allora, perché, ascoltami, che ne finché sappiamo? È lì dentro, bene così. Prendiamo tempo e approfittiamone piuttosto. No, 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 mi dispiace, non devo dare retta a lui. Come mi dispiace, scusa, per un attimo, 5 minuti senza no. l'intruso. Possiamo fare qualcosa con calma. È già calma. Passato abbastanza tempo a risalire da sta maledetta cascata. Purtroppo devo dare ragione a lui, anche se mi secca, perché poi tu sei dimmi volgi come il vento, perché un minuto Mario ha detto che ha bloccato comunque. Ah, sì, sì, bravo, sì, sì, bravo, bravo. Mario ogni tanto Mario è bravo, ogni tanto Mario fa schifo per te, eh. Sei proprio è serio. Vero, è secondo vero. Me state facendo strano. Una stupidaggine. Ascoltate, ma basta, ci abbiamo già pensato abbastanza. Io piazzo giù la gabbia e vediamo. Mario, esci prima dell'intruso, dai. Okay, finché l'intruso non si state muove, pronti? In teoria. Sì, noi sì, siamo prontissimi. Ok, in teoria se eccomi. Ah! Wow! Accidenti! Raga, niente, è uscito anche l'intruso. È arrivato anche l'intruso. Lui. È uscito anche l'intruso, io lo sapevo io. Lo però sapevo. È ancora fermo, è ancora fermo. Ma ho capito, ma allontaniamoci veloci, ragazzi. È sparito, davvero? Ma ha toccato Stefano? Ti ha toccato? No, guarda che era vicino a te. Non mi ha toccato. Non ti ha fatto niente? Non mi ha toccato. Nulla. Cioè, come se fosse rimasto ancora stordito da dentro la cella. Ho capito, non serve che lo dite insieme. L'importante è che Mario sia uscito. Non credo che abbiamo perso l'occasione della vita. Cioè, lo so che può sembrare di sì. E per sta cosa, guarda, mi prenderei a schiaffi. E prenderei a schiaffi anche a te, di che brutto. Ho fatto? Perché è stata l'idea tua di far uscire tutti e due. Ma me l'hai appoggiato a te. Vabbè, ho capito, ma l'idea comunque è stata tua. Quindi è inutile ti scaldi, perché è colpa tua.
Io non so se sei contento di sta fuori a sto punto. Però, aspettate, perché non c'è bisogno di scaldarsi così. Perché, secondo me, come vi ho detto anche prima, non abbiamo perso questa grande occasione. Noi abbiamo già un modo di sconfiggere l'intruso, ok? Il nostro modo è quello della profezia, e cioè far mangiare il suo cuore dal tiranno, ok? Non ci serve un'altra maniera, abbiamo già la nostra. Quindi questa gabbia, hai ragione, continuiamo ad utilizzarla per quello per cui l'abbiamo preparata, e cioè custodire le cose e custodire Mario nei momenti più gravi, ok? Va bene, come dici tu. Quindi, adesso, abbiamo la traccia del failosauro su questo oggetto, quindi dobbiamo trovare la traccia genetica, quindi dobbiamo trovare dove conduce. Io proverei ad usarlo una volta almeno qui, per vedere se per caso c'è qualche traccia. E raga, lava male, lava proprio male. Niente, non c'è nulla. Non c'è niente in questo momento. E soprattutto non mi segna. No, questa me la segna. Molto piccola, però. Cioè, praticamente quella da cui noi. La profondità è normale. Ho capito, ma sto fatto, ragazzi, non ci va bene per niente. Allora, senti, secondo me dobbiamo andare a vedere nel laboratorio del dottor Gear. Dei primi posti in cui dobbiamo andare. Un altro dei posti potrebbe essere il laboratorio degli scienziati, raga. Cioè, anche quello, secondo me, guarda che è importante. Potrebbe essere che ce l'hanno loro. Potrebbero averlo rubato. Loro, però? Il dottor Gear. Lui potrebbe averlo rapito. Secondo e me. Magari lo difendono. Se è vero quello che hai detto tu, che lui è venuto per aia! Aia! Oh no, ragazzi! No, dottor Gaster. È il dottor. Eccolo. No. Attenti, state attenti. Non so cosa. Oh mio Dio! Vicino al castello, è venuto a piovere, che cavolo è successo? Ma che è successo? Raga, non lo so, credo sia sto schifo che ha evocato lui. È sicuro sto schifo che ha evocato lui, cosa facciamo? Dove sei, punto primo? Non ti lo so, allontanato. Sono in mezzo alla foresta, lo intravedo. Mi sa che siamo andati dal lato quanto opposto. Urla, raga, quanto urla sta roba. Però avete notato che, a parte la pioggia fortissima che è venuta a fare, cioè come se l'avesse scatenata lui. Sì, l'ha scatenata lui, però avete notato che ha mezza vita, cioè gli è successo qualcosa. Secondo me si sta rigenerando, allontaniamoci subito. Tenetelo proprio sotto occhio al massimo, ma ci vediamo al castello. Sì, ci vediamo al castello, raga. Cercate di tornare al castello, mi è arrivato un fulmine addosso e le urla di questa roba sono fortissime e sta continuando a piovere, raga. Io c'ho anche paranoia. È il suo anch'io, SCP questo. Lo vedo da qua, lo vedo. Come da lo lontano di mezzo? Non lo so, non possiamo ucciderlo. Io mi sono allontanato un sacco e si sente ancora. Raga, lo sento anch'io. Non lo so dove sono. Mi sono perso, lo sento forte ancora anch'io. Cioè, ma proprio forte, sto cercando di allontanarmi. È come se fosse praticamente sopra di me, eppure sono lontanissima. Raga, mi fa un'impressione, ma proprio tanta. Senti, mi alzo in volo così vediamo se riesci a vedermi. Non ti alzare, resta ferma, ok? Resta ferma. Castello, correte. Mantenete cercate la calma. Di arrivare. Io sono sotto il castello, ok? Sono fuori dalle mura, sto cercando di allontanarmi ancora di più. Cioè, urla tantissimo. Siamo lontani, ma di brutto e si sente ancora. Sono arrivato pure io al castello. Neanche proprio. Si vede dal castello, o almeno io non lo vedo e si sente fortissimo. Non lo vedo nemmeno io, raga. Cioè, è una maledizione sto coso. Io non so neanche che cavolo di come ha fatto a crearlo. Però è forte, da fa un rumore fortissimo. Ragazzi, ci troviamo. Io sono dietro al castello, credo. Mi sto allontanando ancora di più e da qui non lo sento più. Cioè, arrivato così lontano che non lo sento più, ok? Sono di lato al castello. Dove siete voi, però? Davanti. Io sto volando sul castello. Ok, non voglio che voliate. Anna, scendi, rimani qua. Se ti da vede. Da che lato stai? Sinistro o destro? No, è difficile dirlo. Proprio dietro il castello siamo. Siamo dietro il castello. Arriviamo. Ok, cercate di venire a piedi. Non avvicinatevi di nuovo al mostro di Gaster. No, assolutamente. Non lo voglio triggerare, capito? Perché se ci vede di nuovo potrebbe inseguirci. E se ci insegue sul castello ce lo può distruggere, ok? Io più di così non posso avvicinarmi. Aspetta, forse ho visto Mario e Stefano. Vi vedo. Dove? Vi vedo dietro di te sul muro. Segui il muro, veloce, forza. Dai, non lo sentiamo più, dove siete? Qua, siamo a fianco qui, a voi. Vieni. Oh, eccomi, mamma mia, mi vedete, ecco anche Mario. Sì, ci siamo. Ascoltate, non avvicinatevi più verso quella direzione, ok? Mai più, non ci andate mai più. Lo ha portato qui, in questo mondo, comunque. Era ovvio, ma non potevamo ucciderlo nel laboratorio. Qua almeno possiamo. Però aveva meno vita. Secondo me aveva meno vita. Probabilmente il viaggio in qualche modo l'ha indebolito, esatto. Secondo me, avete presente cosa succede quando evochi il Wither?
Peter, che prima ha zero vita e poi piano piano si riempie la vita. Si sta caricando? Secondo me si stava caricando, quindi forse non era un brutto momento per attaccarlo. Però raga, abbiamo un'altra cosa da fare, mi dispiace, ma non possiamo perdere tempo, non possiamo cambiare piano così, ok? Ti serve il tiranno. Poi mi dispiace, abbiamo anche perso tutti un po' la calma prima, perché ce la siamo presa con Mario, con Stefano, me la son presa io per via del deliberare Mario. Mi dispiace, diamo un non bel respiro. Niente, non fa niente. Ok, per te lo so che non fa niente, fidati che guarda, l'ultima cosa che voglio fare è chiederti scusa. Mamma mia, stai calmami, perché guarda, ogni tanto mi piglia proprio. Abbiamo preso una scelta. Lo forse so, abbiamo lo sbagliato, so. Forse abbiamo fatto bene, lo scopriremo. Vabbè. Comunque sia, ce l'ha la terra Mario dietro? Ce l'hai la terra dietro, Mario? Sì, ogni tanto lo chiedo perché non mi fai fido. Fai bene, fai bene, fai bene, fai bene, fai bene. Allora io vi direi un'altra cosa. Visto che con lo scanner abbiamo poca batteria rimanente e non sappiamo come si ricarica, io penso che potrebbe essere un'idea buona cercare di trovare un modo per, come si dice, restringere la ricerca, ok? Quindi... qualche telecamera? Magari in giro, non lo so, collegato a le telecamere, vero? No, non è per niente una buona idea, mi dispiace, non sapremo dove cavolo puntarle. Quelle che potevamo vedere. Infatti, pure. E poi cosa cavolo vuol dire? Scusate, con le telecamere che cosa pensate di vedere? Cosa non dovremmo lo so, raggiungere? Qualche laboratorio, non lo so come funziona, non le ho mai utilizzate. No, non mi sembra. Miseria. Non è se una buona idea. Se ci avessi ancora gli ingredienti ti farei le pozioni. Quale pozione, scusa? Che pozione, oh? Quelle per vedere attraverso gli occhi dell'intruso. È vero! È vero! Quella... no, ma avete saltato il se ci avessi ancora gli ingredienti. Maledizione, quella era buona, quella pozione, cavolo Mario. Ma non, è, non puoi farle, scusa, altre. Non si trova più nulla, no, no. Oh, quella era buona, ma che cavolo. Ma serve di preciso? Perché così potevamo vedere se l'intruso aveva il tiranno. Perché ce l'aveva lui, capito? Secondo me ce l'ha lui. Io è sono vero. Sicuro. È che prima avevi detto il dottor Gear, poi il laboratorio. Non lo sappiamo, c'è tecnica, però almeno avremmo dobbiamo potuto escludere uno. Ce l'ha, sì. Esatto, avremmo potuto escluderne uno. Ascoltate, facciamo una cosa, visto che non voglio fare il giro del muro. Non credo che il castello sia accessibile. Raga, mi è venuta un'idea. Un'idea grossa, un'idea buona. Vai, racconta. Allora, ok, l'intruso può prendere controllo di Mario, giusto? Perché questo sono esatto. Collegati. Ma se Mario potesse entrare negli occhi dell'intruso per questo stesso collegamento, il processo cioè, inverso. Cioè tecnicamente ha senso, no? Però, forse sì, ma come? Però, ecco come. Tu riesci ad entrare in quella specie di mondo vuoto che dovrebbe essere la specie di sottosopra dell'intruso. Ma non lo fa a comando. Non lo fai a comando. Infatti. Però tu mi hai detto tu mi hai detto che quando hai visto quel materiale nero della scorsa volta, sì? Ti è sembrato uguale al mondo vuoto sottosopra dove ti ha portato ogni volta che ti blocchi, sì. Ok? Esatto. E se noi riuscissimo a farti avvicinare a quel materiale e a triggerare una connessione con l'intruso tua, ok? Però all'inverso. Cioè che questa volta non è lui a vedere te. Dobbiamo far scatenare noi l'effetto. Esatto. In che modo? Dobbiamo trovare quel materiale nero. Io mi ricordo, correggetemi se sbaglio, però mi ricordo che di quel materiale nero ne avevamo un po' nell'altro cortile del castello. Sì, nel tunnel, nel sì, tunnel, nel esatto. Cavolo. Quindi non ci serve da fare altro che raggiungere l'altro tunnel, il tunnel del castello, l'altro cortile, che se non ricordo male è dritto da questa parte, quindi correte, dai, sbrigatevi veloci, non perdiamo tempo. Non potrebbe essere rischiosa la cosa? Potrebbe, però tanto perché guarda. Perché cioè, l'intruso se ne rende conto, si arrabbia con Mario e ci uccide tutti perché pensa perché che non lo sta radito. Aiutando. Vabbè, noi tante volte abbiamo provato cioè, a sconfiggerlo. Cioè non è che lui si arrabbia perché noi cerchiamo di sconfiggerlo, per carità, è il nostro no, è l'unica no, cosa. No, dico Mario che lo radisce però. Senti, è dobbiamo diverso. Provare. Mario, ti devi mettere dentro il tunnel, io te lo rendo bello buio così sembra proprio il vuoto. Ti okay. Metti dov'è la torcia? Pericoloso. Mettiti vicino alla torcia, quella torcia lasciala, ok? Solo una luce ci deve rimanere. Adesso in teoria prova a guardare nel vuoto, cioè nel materiale nero. Guarda nel nero, in teoria dovrebbe funzionare. Questo è un tunnel dell'intruso. Niente. Dimmi che sta funzionando, sembra niente, niente. No, niente. Ok, non è un buon segno. Bisogna attivare qualcosa di più, cioè bisogna provocare questa reazione. Prova a togliere la terra. Posso provare a illuminarti con la torcia? In prova. Teoria, potrebbe è funzionare. È un'idea. Ok, ci provo, Mario. Vieni, vai. Mi avvicino a te. Ok, in teoria io ti sto illuminando. Ah! Quanto, infatti, mamma mia, Mario, no, è terribile. Infatti, raga, fermi, fermi, zitti. Raga, ha funzionato. Sei non sicuro? Vi vedo più. Sì, sì, non vi vedo più. Ok. E vedo sta stanza di laboratorio molto buia. C'è tipo l'intruso. Ok. Però è diverso, ci sta qualcun altro, qualcosa di diverso. Qualcun altro? C'è qualcuno con l'intruso, è il dottor sì. Gear. Guarda che è il dottor Gear, forse, ma guarda bene. Non riesco a vedere, non riesco a distinguere perché veramente è buissimo. Guardate come, cioè, Mario, tu a vederti così fai veramente no, impressione.
pressione. Ragazzi, si è girato, ragazzi. Come si è girato? Girato verso di me. Chi si è girato? Ma chi l'intruso. C'è con lui? Ma chi l'intruso. Hai non visto lo so, chi non c'è? Non si capisce. Cerca perché sta nell'ombra. Devi capire chi c'era con lui, Mario. Chi c'era con lui? Io posso però guardare, ma non si vede bene. Però mo sta a guardare a me, raga. Oh, Mario, te fulmini, Mario. Ma che cavolo? Mario, sei tornato? Mario, sei tornato qua? Sì, maledizione. Cosa hai visto? Cioè, mi devi usciamo, venite via, che qua mi fa impazzire. Fatemi allontanata sta roba, per favore. Oh mio Dio, c'ho tutta sta ansia addosso io. Comunque, ma... lo vedi che se ne è reso conto? Sì, allora l'intruso ha capito che tu lo stavi fissando. Io sto sudà. Stai buono. Però tu non hai visto niente. Cioè, allora, descrivimi bene. Com'era allora, l'ambiente? Che blocchi tu, c'erano? C'era sta stanza di laboratorio, no? Ma sai laboratorio come SCP fatte, normale? Sì. Ok. Però e poi? Era tutta buia, come se fossi accecato, ma molto pesantemente. Ok, e poi? E vedevo ste figure passare. Una era l'intruso sicuro, perché neri come lui non ci sta nessuno. E poi c'era una figura che lo seguiva piano piano, ma oltre. Quindi non la vedevo, stava sempre lontana. Ok, va bene, ascolta. Ascoltate, anzi, secondo me poteva essere che lui ha visto l'intruso in compagnia del tiranno. Oppure non sei riuscito un aiutante? Non sei riuscito a capire se era umanoide, cioè se camminava da umano. Non lo sembrava, vedevo solo non lo sembrava. Delle cose che si muovevano praticamente. Però non ne sei sicuro, cioè non puoi dire che era il tiranno, giusto? Il tiranosauro. Io lo spero, ma comunque non era, diciamo, un player normale. Ok, capito? Non era un giocatore. Quindi non era neanche il dottor Ghiaro o il dottor Gaster, perché loro hanno le sembianze di un giocatore. Poteva essere qualunque SCP a questo punto. Però non abbiamo granché, cioè sappiamo, possiamo supporre. Allora, prima di tutto sappiamo che tu ti puoi collegare con l'intruso. E per farlo ti basta essere illuminato dalla torcia, a quanto pare. Sì, cioè, però questo è un effetto che dura poco, perché dura lui se ne accorge subito. E lui se ne accorge. Allora, ascoltate me, venite con me. Dobbiamo uscire dal cortile, prendere i draghi. A questo punto io direi che ci conviene metterci in viaggio, anche se non sappiamo bene bene dove andare. Anche se non lo sappiamo. Aspetta, Lion, meglio Lion, che restare fermi. Che scusa, cosa c'è? Se ti interrompo. Cosa c'hai? Ma devo farti vedere una cosa. Cosa? Allontanare il piacere. Tieni, mi è arrivato anche prima dell'inventario. Ti è arrivato quei... Oh sì, mio però Dio! Però io te l'ho detto! You non will puoi be... dirmi che nulla! Vabbè. You will be ti helping giuro, me... Ti giuro, stai prima. Zitto! You will be helping me or else everyone will perish. Ste, da quanto ce l'hai? Da prima, è pochissimo, te lo giuro! Pochissimo lo quanto? Giuro, pochissimo. Da oggi, spero! Da oggi, sì! Sì, da oggi! You will be helping me or else everyone will perish. Tu ne è sai qualcosa? Come mio, praticamente. Tu ne sai qualcosa? Tu no, ne sai qualcosa? No, io ho questo mio e basta. Non posso da messaggi. Perché a Stefano? Tu mi aiuterai o altrimenti, puntini, tutti quanti periranno, moriranno. Che faccio? È diverso, ma il significato è lo stesso di quello di Mario. E c'è anche la faccia dell'intruso. Ma scusa, ma... Cioè, non so che fare, io non ma so come che te l'ha fare. Dato? Te lo sei trovato nell'inventario così? Me lo sono trovato nell'inventario, improvvisamente. Però me l'avresti detto comunque, giusto? Cioè, sì, non te è l'avrei che... detto comunque. Non hai avuto il dubbio di non dirlo, giusto tu? Un pochetto ci ho pensato, ma pochissimo. Se, t'ammazzo, porca miseria, basta! No, ammazzarmi! Ma che cavolo, cioè ce ne basta uno. Guarda cosa gli è successo a sto qua. Perché ha deciso di stare dalla parte del nostro. Ma vorrei vedere te al lato nostro. Chi me lo dice lo a me direi, che tu non hai lo stesso lo biglietto? Direi, lo chi direi, me lo dice? E io lo direi subito invece, te lo dico io. E rischi? E non sospetta, è certo che rischio. Perché che facciamo, tutti divisi allora? Calma, che facciamo? Oh. Allora, questo messaggio te l'ha dato? Perché lui era dentro. Ok, voi, allora me quando lo l'intruso ho paura se rende conto, me lo ridai? No, te lo, questo dai, me lo, ridai, lo tengo, basta, paura. Basta. Oh, questo messaggio te l'ha dato quando era bloccato dentro la gabbia dimensionale. Perché Mario era bloccato con lui e quindi Mario non poteva tirarlo fuori, ok? L'unico modo che l'intruso aveva di uscire era recuperare tra di noi un altro alleato. Ma è questo che hai detto che lo volevi far uscire? Ste? No, ti giuro, no, non l'avevo letto ancora. Oh, Ste? Meglio, non l'avevo neanche visto. No, oh, te lo mio giuro. Dio. Te lo giuro. Ha senso. Allora, tu non... Io ti credo che non l'avevi ancora visto, ma inconsciamente... Hai fatto esattamente quello che l'intruso che voleva lui. Da te. Sono cioè, stato un fesso. Cioè, non sei tu. È lui che riesce a controllarci. Ma che controlla? Ma che cavolo? Non lo so, è follia. Che effettivamente a volte ha trascinato anche lui nel vuoto quello che è. No, non è questo, ragazzi. Quindi cioè, questo ha qua... un'influenza maggiore su raga, di Stefano. No, Anna, stai dicendo fesserie. L'intruso. E come ha fatto a convincerlo senza fargli leggere il biglietto? L'intruso controlla la testa a noi. Appunto, però a noi, non ai personaggi, a noi. Porca miseria, ma non lo capite? Cioè vuole metterci l'uno contro l'altro. Calma.
vuole metterci l'uno, respiro, però. Non c'è niente da respirare, ci vuole mettere l'uno contro l'altro e ci sta riuscendo. Ci ha cercato di dividere e ci stava riuscendo, perché Mario lo volevamo chiudere in gabbia. Poi voleva aiuto per uscire dalla gabbia e non gli è servito fare nulla, perché Stefano già da solo stava pensando di farci uscire. Di farlo uscire, cioè è assurdo. Diventa troppo. Ascolta, questo foglio lo tengo io comunque. Tanto non, ora non gli servi più, fidati, perché il suo alleato l'ha ritrovato. Prendete i draghi e manteniamo la calma, ok? Tanto non possiamo fare niente, ok? Cioè, tutto quello che noi possiamo ragionare. Lui ormai può tutto. Infatti, fidatevi che qualsiasi ragionamento facciamo noi, lui c'è già arrivato prima. Lui sta sempre un passo avanti a noi. Quindi noi dobbiamo ragionare e dobbiamo fare le cose come se lui sapesse già che noi stiamo cercando di fare questa cosa. Quindi lui adesso sa che noi sappiamo che lui è in un laboratorio con il tiranno. Anna, ti sbrighi a salire sul drago, porca miseria. Dai! Andiamo, forza! Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo partire. Non c'è tempo da perdere. Quindi mi seguite, sbrigatevi, sì, tutti vai, Anna, Anna, sbrigati con questo drago. Forza, dai! Camminare, bravissimi. Oh, finalmente. Guardate che se lui davvero sa ogni passo che noi facciamo, se lui ci segue e ci vede e ci anticipa, noi dobbiamo essere rapidissimi, perché l'unico modo che abbiamo, siccome noi non possiamo leggere nella sua mente, l'unico modo che abbiamo di anticiparlo è essere talmente veloci con quello che facciamo, una cosa dietro l'altra, pam pam pam, un attacco dietro l'altro. Come lui. Che lui non riesce a seguirci, ok? Avete capito? Perché Stefano capito. No, ho capito. Dobbiamo essere talmente veloci da anticipare la sua lettura mentale. Cioè, se lui ci vuole capire quello che noi vogliamo fare, noi dobbiamo star facendo già la cosa dopo, ok? E so va che bene. È difficile, ma dobbiamo farcela. Adesso, io ogni tanto provo a scannerizzare la zona. Dobbiamo avere fortuna, raga. Dobbiamo avere tanta fortuna. Qui ce ne vuole veramente tanta. Di brutto, anche perché io non so proprio da dove iniziare a cercare. Cioè, abbiamo un mondo intero è e quello che vago, cerchiamo così. Può essere ovunque. Tu sai solo che è in un laboratorio di SCP. Sì. O iniziamo a cercare dalla cella degli scienziati. Cioè, potrebbe essere lì, ma l'intruso non sta mai lì. Secondo potrebbe... me no. Mario, e se fosse stato nel suo laboratorio e tu non hai distinto la zona? Poteva può essere. Può essere, certo.